per imprenditori e professionisti che non hanno la testa tra le nuvole, ma che fanno volare la loro impresa. Eccoci qui, 16 in punto, buon martedì a tutti voi, benvenuti su Radio Dream on Fly, Erika Cappelluti in vostra compagnia, ma come ogni martedì io ho il piacere di avere in collegamento telefonico qui con noi la nostra giurista d'impresa, ormai insomma siamo davvero affezionati a lei, i suoi podcast e le sue dirette sono tra le più ascoltate, la dottoressa Lorenza Morello, benvenuta. Ma grazie, bentrovati a voi, è sempre un piacere. E con lei facciamo, come ogni martedì, il punto. E quest'oggi mettiamo un punto, o ci proviamo, alle parole del Premier Draghi, che è intervenuto all'iniziativa di ascolto e confronto Sud Progetti per Ripartire, che è stata promossa dalla ministra Carfagna, e ha sottolineato che occorre spendere bene i fondi europei, mettendo proprio le donne e i giovani in primo piano e poi approfittare delle risorse della Next Generation EU per fermare il divario che c'è tra noi. Nord e Sud. A tal proposito vorrei proprio sapere il punto di vista della nostra giurista d'impresa, la dottoressa Morello. Cosa ne pensa? Ma allora, sicuramente convengo su un punto fondamentale che ha detto il presidente Draghi, ovvero che in questi anni i fondi europei sono sempre stati usati poco e male. Io, occupandomi di aziende, so quanto le aziende cerchino magari di attingere appunto ai fondi europei, e poi un po' perché guardi, se lei non ha mai avuto esperienza, o i nostri amici all'ascolto, riuscire a capire le dinamiche di un bando europeo serve, per fare quello serve davvero un esperto, non a caso ci sono uffici e consulenti che fanno solo quello, perché tutto è fuorché facile presentare una domanda che poi venga accolta e che quindi sia ritenuta valida secondo quelli che sono gli standard molto severi e rigidi. Sul fatto che attingere a questi fondi possa aiutare a limitare il divario nord e sud, ho delle perplessità per una semplice considerazione, che storicamente a livello quindi nazionale italiano il sud ha sempre beneficiato, così come le regioni a statuto speciale, di maggiori fondi rispetto al abbastanza da questo punto di vista bistrattato nord, che si è fondato sempre molto di più sulla imprenditoria privata, sulla libera iniziativa. E questo non vuole essere un discorso a favore o contro una parte dell'Italia piuttosto che l'altra, ma semplicemente è un dato di fatto. Le statistiche dicono che da Roma in giù il livello di assistenzialismo e anche di intervento pubblico sono maggiori quasi del 70% rispetto al nord. Quindi io lascio parlare i dati e poi le considerazioni le faccia chi vuole. La mia sicuramente non può essere tacciata di una considerazione di parte, anche perché, come tutti sanno, io sono ben lungi da nazionalismi piuttosto che partitismi di questo genere o di qualsivoglia genere. Pertanto io ritengo che più che stanziare dei soldi per cambiare le dinamiche che ancora adesso gravano sulla nostra penisola, tanto che si parla di divario nord-sud, sia fondamentale ripartire da una cultura diffusa, e la cultura si crea solo tramite l'educazione delle masse, così come si suol dire, o comunque l'educazione, quella che una volta a scuola veniva chiamata l'educazione civica, che adesso non si fa più. Ecco. Quindi stimolare una cultura di partecipazione attiva del cittadino allo Stato, ovviamente ben consapevoli di quelli che sono i problemi che si connotano, non dire neanche maggiormente al sud che al nord, tanto per fare un esempio, i problemi delle mafie, perché sappiamo bene quanto le mafie non conoscano patria e non conoscano territori. Sicuramente però in certe zone del mondo e quindi anche d'Italia hanno delle dinamiche radicate in modo tale da inficiare di più lo sviluppo di impresa, mentre ad esempio al nord, dove non è vero che non c'è la mafia, queste vanno ad aggredire delle aziende che sono già fertili giù, o al sud tipicamente o impediscono lo sviluppo di queste imprese, oppure fanno sì che queste imprese nascano già tra virgolette deviate su quel canale, perché altrimenti non potrebbero svilupparsi. Allora, dare i soldi senza ovviare a un problema socioculturale ed economico di questo genere lo trovo abbastanza inutile, e non ritengo che sia la soluzione reale
per eliminare il divario nord-sud. Ecco, vorrei tornare a quello che ha detto all'inizio della nostra chiacchierata, cioè sul fatto che in Italia siano stati spesi male finora, che è quello che ha sottolineato anche il Premier Mario Draghi. Quello che non vorremmo che capitasse è un po' quello che è successo con i banchi a rotelle, no? Che sono un po' il simbolo dei soldi spesi male di recente. Quindi le chiedo come e dove spenderebbe i 191 miliardi e mezzo che sono da spendere, lo ricordiamo, entro il 2026. Come e dove, dottoressa? Ma allora guardi, i banchi a rotelle sono un puro scempio di che poi vanno a ricoprire dei ruoli per cui sono totalmente disadattati, e di questo ne fa le spese la collettività, per cui anche lì servirebbe finalmente una selezione meritocratica e una selezione curriculare nel vero senso della parola, cosa che purtroppo a vedere quelli che sono i nomi che poi il presidente Draghi ha deciso di mettere con sé nella squadra, mi sembra che sia una scelta molto più politica che non tecnica rispetto a quello che appunto aveva promesso all'inizio. E devo dire personalmente di essere alquanto delusa nel vedere che anche un uomo della sua levatura poi alla fine si deve piegare a quelle che sono logiche differenti da quelle del buon senso e del bene nazionale, almeno ad oggi nella scelta delle persone e nelle prime manovre, che sicuramente non colgono assolutamente il mio plauso. La ringrazio. Voleva ancora aggiungere qualcosa? Sì, se vi chiudono la radio non è colpa mia, è che la censura voi non la praticate ancora, ma che mi assumo sempre la responsabilità di quello che dico. Sì. Le chiedo un'ultima cosa, parafrasando diciamo una frase che è tratta da una canzone famosissima di Luciano Ligabue che sta girando tanto sui social, tanto Mario riapre prima o poi, tratta proprio da certe notti, ecco, riaprirà dopo Pasqua secondo lei? Io spero che Mario possa riaprire e non chiudere più. Spero che la smettiamo di nasconderci dietro a un dito, obbligando dei poveri imprenditori ad adeguarsi a norme assurde, laddove poi, le faccio un esempio, io che viaggio nonostante il Covid per lavoro mi trovo a spostarmi spesso, l'altro giorno ero in aeroporto e mi chiedevo, mangiando appunto un piatto in un aeroporto qualsiasi, quale sia la differenza di sedersi in un ristorante di un aeroporto e mangiare un piatto lì, piuttosto che sedersi in una delle nostre belle piazze italiane all'aria aperta con i tavoli distanziati e gustarsi un buon nostro piatto nostrano, guardando le nostre bellezze e permettendo ai ristoratori di continuare a lavorare. Faccio l'esempio della ristorazione perché io devo dire, grazie all'attività di ristorazione dei miei genitori, per il fatto di aver potuto studiare, aver potuto viaggiare il mondo, e quindi so bene quali sono anche le fatiche che stanno dietro a quel mondo, e anche perché è uno dei settori, insieme alle palestre o all'attività di turismo e recettizia in generale, più colpiti. Allora io immagino la frustrazione di un ristoratore qualsiasi che entra in un aeroporto e vede che il suo equivalente, che ha tra virgolette la fortuna di avere il ristorante all'interno dell'aeroporto, può lavorare, mentre lui è chiuso da mesi e non sa se e quando riaprirà. Quindi io tifo per Mario, da sempre. La ringrazio, grazie per essere stata con noi, dottoressa Lorenza Morello, appuntamento a martedì prossimo. Con piacere, a presto. Radio Dragonfly, con noi fai decollare la tua impresa.